noi faremo una forma di torta meravigliosa usando come ingrediente un po' il latte, eccetera. Ma perché questo? Perché voi sapete che ogni tanto noi andiamo a sbirciare e andiamo nel mondo, no? A viaggiare almeno con la fantasia. Stiamo in Europa e andiamo, pensate un po', a Mosca, dove si dovrebbe trovare Paolo Boccolini, che è un po'... Eccolo qua! Guarda che bel ragazzo! Marchigiano d'origine! Nato ad Ancona, esatto. Vissuto a Senigallia. E poi dove sei? A me sembra di capire dove sei, ma vorrei che me lo dicessi tu, Paolo. Allora, in questo momento sono in una delle piazze più grandi del mondo. Sono nella Piazza Rossa. Come vedi alle mie spalle, la cattedrale di San Basilio. Vedi? La vedo bene, sì. Sai che non sono mai stata a Mosca, quindi non ho mai visto la Piazza Rossa. Fantastica. Mosca è... Senti, ma è veramente perché fantastica. Sei lì sulla Piazza Rossa? Cioè, che... raccontami un po', perché tu vicino... Guardate che belle immagini che stiamo vedendo, tra l'altro. Guardate se non è bello l'idea di dire mi piacerebbe essere lì, no, in fondo. Però tu sei lì perché adesso tu lavori lì, lavori vicino alla Piazza Rossa, è vero? È così? Esattamente, sì, non lontano dalla Piazza Rossa, qualche chilometro dalla Piazza Rossa, sì. Allora, tu sei marchigiano e come sei finito a Mosca? Ma allora, la storia, diciamo, nato ovviamente nelle Marche, marchigiano doc, un po' di esperienza, diciamo, in Europa, Sud America, e poi sono arrivato a Bolzano, diciamo, dove ho passato circa 10 anni della mia vita. Mi sono appassionato molto per quanto riguarda i formaggi, perché Bolzano ha una cultura fantastica per quanto riguarda, diciamo, la produzione dei formaggi, quindi lì, diciamo, ho sviluppato... ho approfondito per quello che è la conoscenza dei formaggi, e poi ho conosciuto un mio amico svizzero, Giovanni, che ovviamente mi ha portato qua. Lui aveva già al tempo 3 ristoranti e nel 2004 mi ha portato qua a Mosca. E poi dillo anche fino in fondo che hai sposato una ragazza, una bellissima, esatto, ragazza russa, esatto, con cui adesso hai 2 bambini, esatto. Quindi anche l'amore, esatto, ti ha portato lì, no? Esattamente, anche l'amore, sì, Alexandra, la mamma dei miei 2 bambini, e ovviamente parallelo a quello che è il lavoro, ovviamente anche l'amore, giustamente. Beh, sì. Due cose, insomma, ti ha aiutato, immagino, anche a inserirti un po', no? Con la, esatto, lingua. Adesso lo sai parlare un po' di russo? Sì, molto. Senti, bene. E a Mosca, sì, tu hai realizzato il tuo sogno, questa latteria. Raccontami un po', dove tu hai sia il ristorante, poi una sorta di vendita di formaggi, mozzarelle, burrate, stracciatelle, così? Esatto, sì, diciamo che la latteria è nata un anno fa, un progetto che ormai, diciamo, da 2 anni che portavo avanti, e il lockdown ci ha aiutato praticamente a sviluppare questo progetto. In senso, la latteria è un progetto sia formaggi che pizzeria. Abbiamo un caseificio dove produciamo praticamente formaggi stagionati, semistagionati, formaggi burrata, mozzarella e quant'altro, che andiamo a rifornire i nostri 3 bistrò. Oggi, già a distanza di un anno, abbiamo già aperto 3 piccoli ristoranti con la latteria. Ma complimenti, Paolo, bravissimo! Bravo. Senti, si chiama Latteria 1963, vero? Allora, piccolo segreto, perché si chiama Latteria 1963? Questo progetto l'ho sviluppato con il mio grande amico Giambattista Celotto, un'amicizia nata qua a Mosca, ma è come mio fratello. E, essendo del 1963, la latteria è una mia idea, ho dedicato, diciamo, questa data al grande Giambattista. Beh, ma che bello, vedi? E quindi poi, insomma, un anno importante. Esatto. Senti, so che comunque voi avete una bella comunità italiana e che c'è un rito domenicale per trovarvi tra voi italiani. Assolutamente sì, ormai da circa 17 anni che c'è un gruppo che si chiama i Rinco Boys, anzi saluto tutti i Rinco Boys. Ma la domenica, Rinco Boys. Esatto, è il gruppo dove praticamente, sai, come sai, durante la settimana lavoriamo, quindi facciamo fatica a ritrovarci, la domenica ci dà modo di sentirci in Italia, ecco, per quanto... Ma l'Italia, che bello, cosa ti manca di più del nostro paese? C'è un profumo, una cosa che ti manca dell'Italia? Allora,
in questo momento, se mi manca qualcosa dell'Italia, credo il profumo del Sambuco quando andavo al lavoro. Sai che tra Senigallia e la Riviera del Conero in questo periodo c'è questa aroma di Sambuco che per me è indimenticabile. In questo momento mi manca quello. Beh, grazie Paolo, però tu sei stato fortunato, hai portato l'Italia nel mondo, sei sulla Piazza Rossa, verremo a trovarti. Io non sono mai stata a Mosca, quando verrò a trovarti. Assolutamente devi venire, assolutamente, è fantastico. Ciao Paolo, salutami tutti gli italiani, tutti gli italiani che ci sono lì, un bacione a tutti. Ciao, che bello, io adoro gli italiani all'estero che sono andati là molto giovani, no? Perché noi abbiamo un'idea dell'italiano ancora, invece anche tutte le nuove generazioni. E soprattutto con delle attività e delle situazioni molto belle. Poi vedere queste immagini, insomma, è sempre bello perché viaggiamo tutti. Sì. E a proposito di latte, con cui lui è diventato famoso, no? Là a Mosca, anche noi lo utilizziamo per questo dolce. Allora, questo dolce dove ha burro, latte e faremo anche addirittura una panna acida, faremo vedere come si fa, è un Bundt cake. Bundt cake, diciamolo bene, sennò per Segani ci rompe le scatole. Bundt cake, cioccolato bianco e amarene. Allora, è un dolce dove perché abbiamo... Perché si chiama Bundt? Facciamolo vedere. Perché serve, che io adoro questa roba qui, perché come dico sempre, basta una forma per cambiare. Allora, oltre a questo ci sono diverse forme, però queste forme un po' lavorate. È nato il dolce in un contesto durante una gara di bakery, stiamo parlando degli Stati Uniti nel 1930-33, certo. Insomma nei primi anni del Novecento, questa gara di pasticceria, una signora fa questo dolce, si fa fare lo stampo per avere, come dicevamo, una figura un po' diversa, perché sennò avevamo le classiche tortiere. Quindi cosa ha vinto il concorso? Tutti si sono dimenticati del nome della signora, però ma non si sono dimenticati della Bundt cake, che poi ha dato il nome allo stampo, e quindi questa azienda che ancora ad oggi è presente e fa tutti questi stampi, abbiamo quindi questo formato. Allora, da cosa cominciamo? Allora, queste ci sono mille ricette, cioè non c'è una dose unica. Ma noi diamo la nostra. Noi diamo la nostra, questa qui io l'ho pensata con le amarene e il cioccolato, e ci possono fare anche qui mille varianti. Okay. Allora, burro e zucchero, e abbiamo la stessa quantità, quindi è un po' una torta che ripropone la famosa 4/4, no? 300 grammi di burro e 300 grammi di zucchero, che lì, aspetta, perché qui siamo diventati tecnologici, adesso. È vero, questa è una roba... E bisogna farlo montare, quindi che sia con le fruste elettriche o con una planetaria va bene. Nel frattempo però faremo il gusto amarena, mettiamo queste amarene dentro il tegamino, leggermente, queste sono amarene sciroppate, ma si può usare anche della frutta fresca con un po' di liquore e anche un po' di succo. Diciamo che di solito è 150 grammi tutto? Di... No, basta la metà, perché io le avevo messe in scolo, perché poi abbiamo dato la quantità esatta, 150, 50 e 30 grammi di rum. Lì il cioccolato ci servirà per guarnire, intanto l'abbiamo messo lì a covare al caldo. Maria, vedete, abbiamo del cioccolato bianco che abbiamo sciolto e del cioccolato scuro, fondente. Per riprendere, la decorazione di un dolce deve sempre riprendere i gusti che abbiamo all'interno. Assolutamente. Mi rompi intanto un uovo alla volta mentre facciamo questo? Te lo metto qua? Sì, guarda, me lo puoi mettere direttamente qui. Facciamo. Burro e zucchero, un uovo alla volta man mano che montiamo. Poi qui abbiamo farina, lievito e bicarbonato. In tutti quasi i dolci inglesi c'è questa aggiunta di bicarbonato, diciamo, no? Tende a renderlo un po' più alto, un po' più gonfio, perché questo è un impasto un po' pesante. Guarda, quello lì è già pronto, vedete, quando evapora l'amarena, il rum e un po' di succo di amarena è pronto. Ecco. Quindi a questo punto qui, dopo le uova, dobbiamo mettere quel composto, ma prima lo dobbiamo frullare. Aspetta che mi fermo un attimo, perché tiriamo fuori anche questo qua. Sì. Praticamente facciamo il nostro gusto di... Attenzione che è caldo, non vorrei che ti scottassi. Ce la fai? Sì. Perfetto. Lo frulliamo. Questo qui praticamente andrà inserito all'interno di questo composto per aromatizzarlo. In più che cosa mettiamo? Abbiamo messo un bel po' di rum, io lo sento. Sì. Facciamo i fumenti a rum. Facciamo i fumenti qua. Allora,
In molte ricette troviamo l'atticello, che non fa parte un po' della nostra... ecco, perfetto. Quindi burro, zucchero, uova. Qui abbiamo il nostro composto, che è quello che tende ad aromatizzare. Qui abbiamo il latticello, che se non ce l'abbiamo facciamo yogurt, latte nella stessa quantità. In questo caso sono 75 e 75 e un po' di limone. Qui è tanto, ne basta un cucchiaino. Ok, quindi il latticello si fa con lo yogurt, un goccio di limone e un po' di latte. Cioè deve diventare un latte un po' acidulo, no, sì. Lorenzo? Guarda, lo giriamo mentre io coltivo. Si può fare anche se uno si fa il burro in casa, partendo dalla panna, lavora il burro e quello liquido che resta tecnicamente è latticello, anche se nella pasticceria anglosassone, dove invece è usatissimo, cioè in tutti i supermercati, ha una consistenza molto più rappresa ed è questo che aiuta sia la lievitazione che anche questa cosa proprio cremosa dell'impasto. Ma non solo, come diceva prima il shelf life, che è la vita poi di un prodotto, siccome questo qui tende ad aumentare l'umidità all'interno del composto, quindi i dolci che sono tipo le ciambelle un po' più umidi si mantengono morbidi per più tempo. Per il latticello, quindi usiamo il latticello. La farina, a che punto la mettiamo? Allora, adesso mettiamo il latticello e l'aroma e come ultimo ingrediente andiamo ad aggiungere tutte questa le polveri. Questa è una specie di ammorbidente per dare l'idea. Brava, sì, ecco. Infatti, diciamo che... Prego, no, vai. Una volta che l'abbiamo imparato, zia Cri ce l'ha fatto vedere, ci mettiamo a bagno le cosce di pollo tutta la notte, il giorno dopo le passiamo nella farina, abbiamo il pollo fritto all'americana più buono del mondo. Si parte sempre dal latticello. Sì. Guarda che idea, quindi ricordatevi, il latticello si può mettere a bagno, un po' a marinare le cosce di pollo, esatto, per intenderci, prima di yogurt, un goccino di limone, lo fai anche tu? Sì, veramente una cosa che fa Vinod, anche giustamente venendo dal sud dell'India. Che è mauriziano e quindi è più... Utilizza molto questa marinatura fatta così. E sono yogurt, limone e latte. Sì, sono proteine, sono enzimi e quindi aiuta proprio la digestione un po' delle fibre muscolari della carne. E quindi assorbendolo diventano più morbide. Sì. Ma guarda che barbatrucco, non l'avevo mai parlato. Vedete, poi noi parlando, quando io vi dico che dovete prendere tanti spunti, la ricetta nella ricetta, è così, no? Ma non ti posso andare un po' più veloce? No, perché sennò schizzava. Ah. A questo punto devo mettere le gocce di cioccolato, ma per evitare che vadano in fondo io le congelo. Le vado a prendere, che le ho in congelatore. E anche questa è un'idea. Congelate le gocce di cioccolato, quelle che si comprano già pronte, perché così invece di andare in fondo stanno in superficie. Stanno in sospensione, che siano gocce di cioccolato, che siano canditi, allora, che siano... Usi il cioccolato bianco. Allora, noi abbiamo fatto gusto amarena cioccolato bianco, quindi abbiamo inserito una frullata di queste amarene e le... Posso spegnere? Sì, ecco. E però potrei fare, che so io, nocciole e cioccolato al latte, che so io, della frutta disidratata. Possiamo veramente mettere... tantissimi ingredienti. Questi non servono più. Questi non ci servono più, perfetto. Tolgo un po' perché ecco qua, vedi, è una delle nostre torte, che ci piace sempre dire, mettiamo un po' tutto insieme, basta seguire un attimo, però l'abbiamo fatta veramente in pochissimo tempo. E queste invece sono per le decorazioni. Per le decorazioni. Quindi la mettiamo qua dentro, vedete, in questo stampo da cui prende il nome la torta, che si chiama... Bundt cake. Attenta, perché ci hanno già detto che se no diciamo altre cose quando sbagliamo le pronunce. No, vabbè, io cosa... Beh, ognuno parla la sua lingua. Poi sai, i romagnoli hanno anche qualche difficoltà con le T e le... Con le Z, abbiamo quindi... c'è un incontro-scontro. Allora... Tanto che tolgono tutte le finali. Hai ragione. Allora... 180 gradi, forno statico oppure ventilato 170, 50-60 minuti. È una cottura lenta e lunga. Lenta ma inesorabile. E vedrete come viene fuori. Aspetta. Allora, diamo una pulita, sì, perfetto. Sì, dai, diamo una pulita, che qua se no... vogliamo stare un po' in ordine qua oppure... Sì, abbiamo... Ecco, io però... Continuo. Vabbè, io po' di spugnette avremo bisogno. Io vorrei un Alfio. Po' di... Alfio? Cosa fai, Alfio? Eh? Perché la carta è meravigliosa, quindi tu passi la carta, poi prima passi la spugnetta, poi passi qua la carta. Allora, cosa stai facendo, Alfio, scusami? Ecco, ho detto che mi butto avanti col lavoro, eh? Sì, vabbè, ma tu hai detto una colonna portante, quante colonne vuoi essere? Sai che sono un uomo d'altri tempi io, in mezzo alle colonne, ci sto bene. Avanti come? Dove? Non lo so, vabbè. No, no.
Vabbè, comunque la nostra torta è meravigliosa. Cioè, non si può, noi stiamo cucinando la torta, bundt cake. Ma dopo la torta la posso mettere lì, sul piedistallo? La torta sul piedistallo? Vabbè, non devi mangiarla. Da un obolo qualcosa? Da un obolo, vabbè. Allora... Già così andrebbe bene, diciamo la verità. Per renderla ancora più preziosa, cioccolato fuso. Questo è un tantino. Ma... Salutiamo Gianni Morandi, che adesso è a casa, è uscito dall'ospedale, e gli facciamo tanti auguri di pronta guarigione. E gli dedichiamo... E poi anche il cioccolato, vedi, di questo, questo poi una golosità pazzesca. Così, e giusto per completare, qualche amarena. Cioccolato bianco, amarene, e questo bundt cake, cioccolato bianco e amarene, è pronto. Guarda, secondo me ti deve dare una colonna quello là. Giusto? Me la presti? Dai, colonna per il bundt cake, e io vado...